Buongiorno cari amici, eccoci qua oggi 20 febbraio 2018. Questa è la prima edizione della nostra rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saius e Pianeta Oggi TV. Elezioni, l'appello di Renzi è una missione. Turatevi il naso e votate PD, in molti casi candidati ottimi. In pieno scandalo di rifiuti, con l'indagine della Procura napoletana che incrocia l'inchiesta giornalistica di Fanpage, il segretario Dem si fa intervistare dal primo quotidiano campano e cita Montanelli ammettendo implicitamente che il suo partito qualche problema di liste deve pur averlo. Se per sbarrare, anzi se per sbarrarne il simbolo occorre chiudersi le narici con pollice e indice, insomma. Grasso dice dovrà farlo anche Prodi per scegliere Casini e non errare. Mafia, il riesame libera 21 persone arrestate nel blitz di Agrigento, resta in carcere il pentito che li accusa. Il tribunale del riesame ha annullato le ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP per il 21 delle 58 persone arrestate il 22 gennaio, una situazione che preoccupa gli inquirenti dal momento che circostanze del tutto nuove, decine di vittime del racket stavolta hanno confermato di aver subito le estorsioni. Ora potrebbero trovarsi faccia a faccia con gli aguzzini scarcerati. Mafia russa, in Spagna si apre il processo per 17, c'è anche un deputato di Putin. Russi e spagnoli sono accusati di aver riciclato tra la Costa del Sol e le Baleari un totale di 50 milioni di euro. Una sistematica operazione di riciclaggio di denaro sporco partita già negli anni 90 per conto dei Tambov, noto clan di San Pietroburgo. Milan, Yongon lì inseguito dalle banche, nei guai prima di comprare il club, ma per avviso della Lega era tutto ok. L'uomo d'affari cinese, come ricostruito dal Corriere della Sera, era inseguito già nel maggio 2016 da un istituto di credito per un debito non restituito dalla sua holding e negli scorsi mesi anche la banca di Canton ha chiesto la liquidazione per bancarotta. Le quote detenute dalla sua cassaforte andranno all'asta. Ma per chi lo ha assistito durante la vendita e per la Lega Calcio le garanzie sono sufficienti. Cina, sfiorata la rissa tra 007 durante la visita di Donald Trump per la valigetta nucleare del presidente USA. L'episodio è accaduto durante la visita a Pechino. L'addetto militare che porta con sé la valigetta viene bloccato dagli addetti cinesi. Il capo dello staff USA, poco distante, viene avvisato e ordina ai suoi uomini di procedere spediti senza curarsi delle rimostranze degli addetti alla sicurezza cinesi. Tensioni e spintoni hanno rischiato di innescare un incidente diplomatico. Anche in questo caso gli americani vogliono farla da padrone, cari amici, come al solito. Sono dei buffoni. Bene. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saius e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.